Gerra ha detto che la torre è vicino alle cascate. Devo dire a quei soldati di tornare a casa. Ecco la torre di guardia. Devo trovare la capisquadra. Chi va? I soldati se la sono vista brutta, pare. Staranno resistendo a malapena. Come siamo messi a vivere? Sta finendo la carne secca, come, beh, tutto il resto. Cosa non darei per un pasto caldo? Tu sei Kiva? Sono io. E tu? Sei quella che ha ucciso il campione di Regal all'ambasciata. Gli arieti erano lì. Han visto il duello. Ivallo mi deve ancora dei frammenti. Oh, grazie per la fiducia, allora. Mi manda la cappellana Gerra. È ora di tornare a casa. Deve essere impazzita. Il comandante non ci farebbe abbandonare il nostro posto. Non dopo l'insubordinazione. La situazione è cambiata al bastione. Tecotte non potrà impedirvelo. Davvero? Ha finalmente abbassato la cresta. Va bene, allora. L'ultimo membro degli arieti è alla torre sulla montagna. Lo chiamo subito. Che strano. Ezequa ha sempre risposto. Meglio andare a controllare. So come arrivarci. Ci vado io. Ti ringrazio. La salita è subito dopo le cascate. Non romperti il collo, hai capito? Che succede? Ce ne andiamo. Si torna al bastione. Mi prendi in giro. Chi avvisa Ezequa? Glielo dirà la straniera. Ecco l'inizio della scalata. La torre di guardia dovrebbe essere in cima. Il tintore saprà cosa farsene. Mi spacca la pelle. Mi avvicino alla torre di guardia. Mi sa che dovrò salire più in alto. Devo eliminare le macchine per guardarmi intorno. Dai calderoni escono anche degli ammazzacacciatori.
L'hanno colto di sorpresa, a giudicare dalle ferite. Almeno è morto in fretta. Il corno di Tilda. La dannata mi sembra diversa. Meglio tornare alla torre di guardia e controllare le cose. La torre è sotto attacco. Devo tornare giù in fretta. Beccata! Devo andarmene! Dai quelli in piedi! La straniera vola! Grazie per il tuo aiuto. Ezekko sta arrivando? In realtà, le macchine l'hanno colto alla sprovvista. Mi spiace. Cosa? Lui era un ottimo combattente. Il migliore di noi. È morto, Kiva. Siete solo voi due ora. Dannato Tecotti. Siamo solo andati all'ambasciata per obbedire agli ordini del capo. E che cosa otteniamo? Una condanna a morte mascherata, vero? Tutto perché Tecotte voleva solo vendicarsi del capo. La cosa finisce qui. Già. Grazie, straniera. Tieni. Questo è per te. Vivallo! Ce ne andiamo. Un soldato è morto per i giochi di potere di Tecotte. Almeno gli altri due potranno tornare a casa.